Io sono ancora qua. Manca solo l'annuncio ufficiale, ma per Emanuele Giaccherini ormai è fatta. Non sono tanti i giocatori della provincia di Arezzo che hanno vestito la maglia della Juventus. L'ultimo era stato Alessandro Padelli, che si era fermato solo alla formazione Berretti. In passato c'era stato il sangiovannese Fausto Landini ad avere un'esperienza all'ombra della Mole. La Pulce di Talla dunque si conquista una grande che cerca in tutti i modi di tornare nell'otto delle big dopo la retrocessione in Serie B e il peso di Calciopoli. Antonio Conte lo ha voluto in tutti i modi. Giaccherini ha le caratteristiche giuste per il suo tipo di gioco: veloce, tecnicamente superiore alla media, gioca con tutte e due i piedi, tatticamente ben disposto, pronto per il grande salto. La sua è stata una carriera strana, cresciuto nel Bibbiena, una piccola e sfortunata parentesi con le giovanili dell'Arezzo, poi il ritorno nella società rossoblù, dove giovanissimo gioca da titolare in eccellenza. Lo vede per caso un osservatore del Cesena, che segnala il suo nome ai talent scout romagnoli della serie visto e preso. Un infortunio sembra bloccargli la carriera, poi la ripresa. Il Cesena lo manda in prestito, prima a Bellaria, poi Pavia. La retrocessione del 2007 dalla Serie B lo riporta all'Ovile. Sarà la sua fortuna. Tre annate straordinarie. Il Giacchero diventa il simbolo della squadra del passatore, trascinando il Cesena in due anni fino alla Serie A. L'anno scorso non pochi lo aspettavano al varco e all'esordio nel massimo campionato le risposte sono state tutte puntuali. Conte lo ha voluto alla Juventus, dove dicono che sarà un rincalzo di lusso. Giaccherini però è pronto per un'altra sfida, forse quella più importante. Gran parata Giaccherini, ancora Giaccherini! Giaccherini, Cesena in vantaggio! Io sono ancora qua!